Ma ho votato Marsilio semplicemente perché sono simpatizzante della Meloni. Marsilio, eh? Anch'io, sì. Anche lei, eh? Sì. Ma non mi interessa chi vince, io voto così per obbligo di... Luciano D'Amico. Presidente Marco Marsilio. Marco Marsilio. Marco Marsilio. In questo momento sembra che la situazione sia assolutamente positiva per il centrodestra, gli exit poll ci danno in vantaggio di diversi punti. Molto negativo rispetto alle aspettative che avevamo riposto noi. Seconda proiezione, copertura 15,2, in vantaggio sempre Marsilio 54,7, D'Amico 45,3. Il vero dato è dell'affluenza, questo è sicuramente negativo e ognuno di noi ce le prendiamo le nostre responsabilità, evidentemente non abbiamo appassionato gli elettori. L'errore del campo largo è stato quello di pensare ovviamente che il voto dei cittadini sardi potesse, diciamo, avere a che fare con il voto dei cittadini abruzzesi. Abbiamo visto, diciamo, una grande presenza di leader nazionali, da una parte a una cosa importante per una regione che ha avuto ovviamente i riflettori dell'intera nazione puntati addosso, cioè ovviamente la constatazione del fatto che prima della campagna elettorale alcuni leader non si facevano vedere. Eccolo, 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 eccolo. Del 2 e andavamo tutti a dormire con 10 punti di vantaggio. Ha vinto la verità contro la menzogna e la calunnia, sparsi a piene mani. Hanno vinto i fatti e il principio di realtà contro le narrazioni fumose e le chiacchiere vuote. Il campo largo non è il futuro dell'Abruzzo perché era il suo triste passato. E il campo largo non sarà il futuro dell'Italia. Buonanotte a tutti e Stefano, possiamo andare a ballare. Allora arrivo subito dai nostri ospiti.